Allora, siamo con coach Stefano Trazzi. Manerbio, dopo aver battuto bene la settimana scorsa a Gorla, batte bene anche l'XXL. Siete partiti subito bene. Hai detto e avevi puntato ancora una volta su un ottimo approccio, direi che i tuoi ragazzi hanno risposto alla grande. Sì, sì, è tutta settimana che diciamo che doveva essere la fotocopia della partita con Gorle, perché loro sono una squadra molto più talentosa di Gorle e non ce la volevamo portare nei finali di partita dove avremmo qualcosa rischiato. Quindi l'approccio della partita era ancora più importante di venerdì scorso. Hanno dimostrato una buona, di saper fare una buona pallacanestro, una buona condizione fisica. Siamo riusciti a correre bene e grazie a un'ottima difesa a trovare anche punti facili, e i 45 punti del primo tempo sono testimonianza. Ecco, ho visto l'XXL che nel primo tempo ha cercato di fare molto affidamento sul tiro da tre, ma forse anche perché voi avevate deciso di intasare un po' l'area, considerando che loro sono anche molto temibili con i lunghi, magari concedendogli qualche tiro di più da tre. Com'era stato preparato in questo senso la partita? Sì, noi abbiamo preparato comunque di cercare di il più possibile annullare il pick and roll di Caffi, cercando appunto di mandarlo in area dove c'era Marchetti che proteggeva. Quindi sicuramente sapevamo che sugli esterni avremmo qualcosa rischiato, soprattutto sui quattro, dove appunto l'accoppiamento Galbiati, magari Steccanella o Temponi poteva darci qualche fastidio. Giorgio è stato bravissimo ancora una volta a occupare l'area e a metterli in difficoltà. Loro non hanno avuto buone medie al tiro a tre punti, una squadra che in questo momento qua magari è in difficoltà più forse mentale, e quindi sicuramente i tiri non sono così semplici da realizzare e noi siamo stati bravi a approfittarne. Ecco, ti chiedo, in un campionato così competitivo e così duro, quanto è importante riuscire a partire sempre, come lo state facendo anche ultimamente, così bene, riuscire a dare fondo a tutta la panchina? Insomma, siete riusciti a gestire ottimamente l'energia anche stasera? Sì, certo, infatti se riusciamo a partire bene poi riesco a dare proprio, come hai detto tu, fondo alla panchina e dare minutaggi importanti a tutti, e sicuramente anche far rifiatare i tre giocatori che fino adesso hanno dato di più, quali Moreno, Marchetti e Savazzi. Quando invece facciamo delle partenze molli come Lumezzane, poi dobbiamo spendere tantissime energie per tornare in partita, e poi come sempre gli episodi possono girare a favore o a sfavore e possiamo perdere o vincere le partite. Quindi ancora una volta chiederò che questo approccio sia rispettato. Ecco, direi non c'è ancora la matematica, però ormai per il vostro approdo ai playoff manca veramente pochissimo. Ci arrivano notizie da Iseo, che aveva vinto appunto Iseo contro Sarezzo dopo un tempo supplementare. Adesso avete, in attesa appunto della partita di Lumezzane di domenica, 4 punti sulle terze e quarte, cioè su Sarezzo e Lumezzane, e state andando a braccetto voi e Iseo. Si rischia che venga definito magari primo o secondo posto nella gara finale. Sì, sì. Se sembra così in questo momento, adesso c'è questa sosta che può cambiare un po' gli equilibri, perché squadre magari in difficoltà possono trovare energie, squadre che stanno in forma possono invece magari distrarsi un attimino, speriamo di no, e poi abbiamo queste ultime tre partite qua dove ci vede in trasferta per due partite e con la Sanse in casa. In questo momento qua in casa ci stiamo dimostrando di giocare molto molto bene, dobbiamo riuscire a trovare ancora la vittoria fuori e andremo dopo la sosta appunto per cercare di portare a casa i due punti che vogliono dire matematica. Oggi ancora non c'è, ma manca poco e appunto i due punti di Asola potrebbero darcela. Buona Pasqua a te e a tutto il Manerbio. Grazie, buona Pasqua anche a Canacaccia, come solito molto molto sempre attivi e frequenti sui campi. Grazie. Grazie.